Dalla Lombardia al Veneto, ieri sera alla festa di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, il nostro inviato Marco Bressanelli ha intervistato il sindaco di Verona e segretario della Liga Veneta, Flavio Tosi. Sentiamolo. Segretario Flavio Tosi, Valeggio sul Mincio rappresenta nella provincia di Verona un appuntamento molto importante all'interno della stagione delle feste estive della Lega Nord. 14ª edizione, sempre un ottimo successo. Sì, è sempre stato un grande successo, in un comune ben amministrato dalla Lega, e le due cose sicuramente non sono disgiunte, perché dove c'è la buona amministrazione, dove i cittadini vedono l'impegno da parte del loro sindaco, della giunta, dei consiglieri, poi li premiano anche con l'affetto che dimostrano partecipando a una bella festa come questa. Parliamo dei temi nazionali. Questo governo stenta parecchio, nonostante questa grosse coalizione. Insomma, sembra che sia sempre da un momento all'altro che possa accadere e i problemi rimangono sul tappeto. Appunto, lei, anche come amministratore di una città importante, sente queste problematiche che non vengono risolte assolutamente. No, ma poi il problema di fondo è che siamo in una situazione dove in Italia viene fatto il contrario di quello che serve. Questi sono dati pubblicati dai giornali di ieri. Sono i residui attivi di alcune città italiane. Residuo attivo vuol dire che sono soldi che hai scritto a bilancio, che in teoria dovresti incassare, ma non hai incassato. E ovviamente più sono alti i residui attivi, più è in pericolo il bilancio di quella città. Perché vuol dire che se poi la città non riscuote quelle somme, se la cifra è alta. Allora, Roma ha più di 5 miliardi di euro di residui attivi a bilancio, Napoli ha 2 miliardi e mezzo di euro, Torino 1 miliardo e 100 milioni di residuo attivo, Palermo 1 miliardo, Reggio Calabria più di mezzo miliardo, Catania quasi 700 milioni, Salerno quasi 400 milioni, Bari quasi mezzo miliardo. Quindi vuol dire che questi sono dei comuni che tecnicamente se non riscuotono queste somme, ed è probabile che quando poi i numeri sono molto larghi queste somme in parte non verranno riscosse, sono i comuni che potrebbero fallire. E ovviamente siamo un paese dove siccome in teoria, anzi non in teoria, quando c'era Lega in pratica, poi evidentemente hanno stravolto tutto, erano state introdotte delle norme per evitare questo, delle norme all'interno del federalismo fiscale che andavano a colpire gli amministratori o incapaci o infedeli, ovvero sia se un amministratore alla termine del suo mandato lascia un comune anziché una regione piena di debiti, è giusto che non si ricandidi perché evidentemente di danni ne ha fatti abbastanza. E dicevo, siamo un paese dove le cose vanno alla rovescia perché con una sentenza recentissima della Corte Costituzionale, questo riguarda le regioni autonome che è la cosa più preoccupante, fra l'altro, nelle regioni autonome scompaiono l'apparato sanzionatorio per chi sfora il patto relativamente alle assunzioni e alle indennità. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nelle regioni a statuto speciale, pensiamo segnatamente, non, forse a qualcuna meno, a qualcuna di più, la regione a statuto speciale storicamente mal amministrata c'è la Sicilia, che ha assunto anche recentemente stabilizzando migliaia e migliaia di dipendenti, c'era una norma introdotta sempre dalla Lega, ma non è questione di Lega, è questione che è giusto, che comunque almeno prevedeva che qualcuno, ovvero la Corte dei Conti, potesse intervenire per sanzionare gli amministratori che alla fine causano un danno di miliardi al paese, perché se tu assumi migliaia di persone che assolutamente non sono utili, perché se pensiamo che la regione Veneto fa 5 milioni di abitanti e come regione ha 3.000 dipendenti, la regione Sicilia fa 5 milioni di abitanti pari al Veneto e ha 51.000 dipendenti, insomma il conto è presto fatto, e adesso la Corte Costituzionale, facendo una cosa molto sensata, ha annullato la norma che prevedeva il controllo su questo. E quindi per questo dico siamo un paese dove da Roma c'è solo da aspettarsi di peggio e quindi dovremmo fare in modo, come ha detto il nostro segretario Maroni, che le nostre regioni, sfruttando anche i varchi che offre la Costituzione, pochi perché la Costituzione è abbastanza blindata, ma siccome si prevede che le regioni possono avere delle forme diverse di autonomia, che le regioni virtuose possano chiedere o ottenere un'autonomia diversa, dovremmo usare le nostre regioni per costringere lo Stato centrale a cambiare le cose, perché non è possibile che qui al nord si continui a lavorare molto, pagare le tasse troppe, con le imprese che chiudono, gli imprenditori che purtroppo arrivano anche a gesti estremi, e ci sia una parte del paese che è Roma, Roma intesa come istituzioni, come politica, come organi di governo, che invece lavorano contro gli interessi del paese e in particolare contro gli interessi del nord, perché ripeto che poi, e questo non lo dice la Lega, ma lo dice i dati statistici, che mantiene da un punto di vista economico la gran parte del paese il nord.
Senta, ma il Veneto più di così cosa può fare? Grazie anche al governo della Lega di Zaia, il sindaco, anche i sindaci della Lega. Abbiamo raschiato quello che potevamo, tagliato il tagliabile, ma adesso diventa preoccupante. Noi a settembre avremo l'Assemblea federale per decidere la nuova linea d'azione. Per quanto riguarda i comuni virtuosi, i numeri, qualcuno falsamente, qualche mezzo di informazione nazionale aveva detto la tassazione a livello locale è esplosa negli ultimi anni, e Fassino, che della Lega non è, sindaco di Torino, ha detto è vero che la tassazione a livello locale negli ultimi anni è aumentata di 5,5 miliardi, ma è anche vero che i tagli da Roma verso i comuni sono stati di 9 miliardi, quindi in realtà i comuni hanno fatto una dieta di 4 miliardi. E quindi dicevo, con una situazione come questa dovremo noi incazzarci come sindaci, come governatori, per provare a difendere la nostra gente, prima che sia troppo tardi, perché quello che diceva proprio in questi giorni Casaleggio, che ha detto potrebbero esserci disordini, basta parlare con chi si occupa di ordine pubblico, con chi sta al Ministero degli Interni, e la preoccupazione per la fine dell'anno è altissima, perché comunque ci sarà di nuovo il problema IMU, di nuovo il problema IVA, quindi un problema per lo Stato di andare a rastrellare soldi a fine anno, quando le famiglie sono già piegate dalle difficoltà economiche, e quindi in quel caso potrebbe succedere qualcosa. Se succederà qualcosa, o cosa che non c'è da augurarsi, sarà la responsabilità della politica romana, che anche col governo Letta non ha fatto altro che perpetuare quello che è stato il governo Monti, cioè parlare e non fare un cazzo. Non è un termine, forse non esattamente un francesismo, però rende molto l'idea di quello che non si fa a Roma. Parliamo di immigrazione, ultima domanda, e, insomma, un po' di polemiche ci sono state, ma questo però ha aiutato a far riemergere un po' un problema che era un po' sotto, rimasto un po' sotto le righe in questi ultimi mesi. Insomma, qui continuano a sbarcare immigrati, gli immigrati che già ci sono in gran parte disoccupati, e l'Europa, grande assente, ci lascia soli, e i comuni poi soprattutto sono poi in prima linea poi a affrontare le cose. Ma del resto c'è il ministro, più che il ministro dell'integrazione, rischia di diventare il ministro dell'invasione, perché lanciando i messaggi che lancia verso gli ius soli, verso il fatto comunque di concedere la cittadinanza a tutti, lancia un messaggio pericoloso, perché praticamente è come dire venite in Italia che in qualche modo vi diamo una mano. Ed è un messaggio irresponsabile, ed evidentemente un messaggio del governo, perché parla un ministro che non deve essere offesa e insultata personalmente, ma deve essere criticata per l'azione scellerata che a livello politico sta portando avanti, perché dicevo, siamo un paese in grandissima crisi economica, con gli immigrati che sono qua, che una parte stanno ritornando nel loro paese perché sanno la situazione nella quale viviamo, e abbiamo un ministro che praticamente invoca il loro arrivo in massa, il che è dei responsabili, perché vuol dire che il sistema sociale, del welfare del paese salterà.